È Cortina d'Ampezzo, circondata dai picchi cristallini delle Dolomiti nel nord-est dell'Italia, il suggestivo scenario dei Giochi Olimpici Invernali del 1956. Indifferenti alle frenetiche preparazioni degli uomini nel villaggio da basso, i sottili cambiamenti della natura scandiscono il progredire dell'autunno e dell'inverno. Giù dalle cime, attraverso le valli, fin sui prati di Cortina. Le sfavillanti ombre dell'autunno cedono il posto ai foschi colori dell'inverno prima che arrivino le nevi. I primi ghiacci, delicati e graziosi, contrastano con il colore della terra che attende il bianco mantello delle nevi in arrivo. Si raccoglie la legna per il focolare insieme alle pigne che aggiungeranno un piacevole scintillio ed un odore speziato al fuoco. Questo è un tempo dove la natura è triste, dove il sole ha abbandonato il mondo. Un tempo di preparazione e di attesa. Poi, quando il cielo si incupisce, le nubi circondano le cime e si alzano i venti. La gente delle montagne sa che, dapprima lentamente, poi con crescente veemenza, comincerà presto a nevicare. I bambini attendono ansiosamente. Anche Nero anticipa qualcosa. C'è un non so che nell'aria. La piccola Angelina e la sua amica non sopportano più di stare in casa. Presto, usciamo! Grandi, soffici fiocchi bianchi. Sì, è arrivata la prima neve. Una gioiosa meraviglia per i bambini di tutto il mondo.
È di notte, davanti al camino, mentre fuori cade la neve, che nascono le leggende. Leggende diverse per popoli diversi, ma che narrano le stesse storie. Ora il mondo è luminoso. La natura si è abbagliata del bianco vestito delle feste, in questo villaggio come anche in questi boschi. Una nuova leggenda viene a crearsi. Storiche leggende datano i giochi olimpici a 27 secoli fa, quando le città greche in guerra posarono le armi per competere in amicizia attraverso lo sport. Ritorna la meravigliosa leggenda della Sacra Fiamma di Olimpia, simbolo di pace e di bellezza per tutti i popoli del mondo, nuovamente vivo. Il grande festival delle montagne e delle nevi ha un inizio gioioso. La promessa dell'eterno mito olimpico è divenuta realtà. Si issano le bandiere delle 32 nazioni partecipanti. Cominciano così i settimi giochi olimpici invernali, celebrando la 16ª edizione delle Olimpiadi in tempi moderni. Alla cerimonia di apertura sfilano 1200 atleti in parata. I
In onore dell'antica Olimpia, la bandiera della Grecia apre la sfilata delle nazioni. Tony Seiler porta la bandiera per l'Austria e capitanerà la squadra austriaca nello sci alpinismo, vincendo 4 delle 5 medaglie d'oro. Cecoslovacchia. I premi olimpici sono individuali piuttosto che dovuti a punteggi di squadra ed il credo degli atleti è il giuramento olimpico. Il Canada. Lucille Pile vincerà la prima medaglia olimpica canadese per lo sci. La Corea del Sud. La Finlandia. I suoi atleti vinceranno 3 medaglie d'oro. L'allenatore James Coutet porta la bandiera della Francia. La sua squadra sarà la seconda più forte nello sci alpinismo. La Germania. Uno dei suoi sciatori vincerà una medaglia d'oro. Il Giappone. Lo sciatore Igaya vincerà una medaglia d'argento. La Gran Bretagna. La Jugoslavia. Sverre Stenenson porta la bandiera norvegese. Il bobbista Jim Bickford porta le stelle e strisce. Questa volta sono migliorati in tutte le prestazioni, come anche le altre nazioni. Il quarto posto nello slalom di Rick Stark è stato il miglior risultato nello sci maschile statunitense della storia olimpica. La Svezia. La sua squadra vincerà 2 medaglie d'oro alla pari con gli Stati Uniti e la Norvegia. George Schneider porta la bandiera della Svizzera. La sua squadra vincerà 3 medaglie d'oro. La squadra russa, che compete nei suoi primi giochi invernali, vincerà 7 medaglie d'oro nel pattinaggio e nello sci di fondo. E infine la squadra dell'Italia, che ha fornito ottime strutture preparandosi ad ospitare questi giochi per la prima volta. A loro andrà una medaglia d'oro. Il presidente della Repubblica Gronchi apre formalmente i giochi olimpici invernali. Di Cortina d'Ampezzo, celebranti la 16ª Olimpiade dell'era moderna. La sciatrice italiana Giuliana Minuzzo presta il giuramento olimpico. Noi giuriamo di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali, rispettosi dei regolamenti che li reggono e desiderosi di gareggiare con spirito cavalleresco per l'onore del nostro paese e la gloria dello sport. Ed ora cominciano le gare. La discesa femminile ed il bob a 4. Due sport olimpici dove sono necessari sia velocità che controllo per ottenere la vittoria. Il femminile ad Auronzo, un miglio di ghiaccio ripidissimo ricoperto da un sottile strato di neve. La campionessa italiana Minuzzo completa il percorso con una sicurezza che le frutterà il quarto posto. La pista di bob è lunga 1600 metri con 16 curve molto strette. Il dislivello di circa 156 metri permette di raggiungere velocità di circa 96 km orari. La canadese Lucille Wheeler conquisterà la medaglia di bronzo con il terzo posto.
il bob statunitense pilotato da Tyler vince la medaglia di bronzo. La svizzera Frida Denzer, la sua ottima prestazione sulla discesa, le varrà la medaglia d'argento. Eugenio Monti di Cortina è il pilota che porta la squadra italiana di bob alla medaglia d'argento. Madeleine Berto dalla partenza. Franz Capus in azione. Due forti concorrenti per la Svizzera sui loro rispettivi percorsi. La contadina svizzera Madeleine Berthod festeggia oggi il suo 25esimo compleanno con un grande sforzo per vincere una medaglia. I suoi compatrioti sul Bob a 4 non vogliono essere da meno. Franz Capus, con Diner, Alt e Angst, guida la sua squadra già campione del mondo tra le curve, verso la vittoria e la medaglia d'oro. La corsia 2 conquista l'oro, una mattanza di medaglie per la Svizzera. Comincia la staffetta femminile, per la prima volta sul programma olimpico. Tre giri di 5 km, l'unica gara sciistica dove i concorrenti cominciano insieme e dove c'è quindi una battaglia fianco a fianco. Cecoslovacchia, Italia, Finlandia, Jugoslavia, Russia, Norvegia, Svezia, Polonia e Germania. La favorita è la russa e con la svedese gareggia per la prima posizione. Per la Russia Kozireva. Per la Svezia Johansson. Per la Norvegia Prusvin. La finlandese Polkunen, col cappello, è quarta. La concorrente italiana. Al primo scambio, la seconda sciatrice russa, Kolchina, comincia con un vantaggio di 26 secondi sui finlandesi. La finlandese Jetamies inizia il secondo giro. Le norvegesi cambiano sciatrice. Regland parte 33 secondi dietro alla leader. Eriksson per la Svezia è a 1 minuto e 12 secondi indietro. Con il giro più veloce, la finlandese Jetamies sta rapidamente guadagnando terreno sulla russa. Appena prima dell'ultimo scambio, la finlandese è solo a 6 secondi indietro. La Norvegia è in terza posizione. È il turno di Radija Geroshina per i russi. Siri Rantanen per la Finlandia. Le norvegesi effettuano l'ultimo cambio di atleta e le svedesi l'ultimo scambio. Le altre squadre sono tutte molto indietro. Poco dopo l'ultimo scambio, la svedese Sonia Edström supera la norvegese Wall. Hiroshina è arrivata seconda per pochissimo nella 15 km di fondo ed oggi è inseguita senza tregua dalla finlandese Rantanen. La Svezia e la Norvegia duellano tra loro. Hulig è stanca e non riesce a tenere il passo. Inseguita e inseguitrice in un duello serrato, quasi una lotta per la vita o la morte.
entrambe stanno dando il massimo. Senza disturbare l'avversaria, la finlandese però la raggiunge e la supera. Rantanen avanza incoraggiata, mentre Eroshina è in difficoltà e perde terreno. È nel Mortimer Ski Stadium, ora baciato dal sole dopo una notte fredda ed una mattinata gelida, che Siri Rantanen conquista la vittoria per la Finlandia con un vantaggio di 26 secondi. La Russia al secondo posto, la Svezia terza e la Norvegia quarta. In contrasto all'esausta Eroshina, che ha dato tutto il possibile, il sorriso radioso della vincitrice. In questa mattinata solo le rocce di Palmo, Aterlao e Corte Rossa bucano la pesante cappa grigia che soffoca la valle. Il tempo è stato freddo e inclemente, ma la neve scarseggia e le truppe di montagna, gli alpini, hanno passato tutta la notte a spalare neve per preparare la pista. La pista per lo slalom femminile è stata spostata più in alto, costringendo sciatori e spettatori ad una lunga camminata. Beh, almeno l'esercizio scalda. Il freddo intenso porta problemi particolari agli operatori del cinema e della televisione ed al loro equipaggiamento. I concorrenti dello slalom speciale studiano la pista mentre si arrampicano. Le ragazze austriache, l'americana Lawrence, la svizzera, bella giravolta di Colliard, Freda Hoffan. Ed Erin Skeeter Runner guarda oltre l'orlo. L'austriaca Josfin Frandl. La russa Eugenia Siridova, molto quotata nonostante un infortunio. 15 km più in là, la nebbia gelida si raccoglie nella conca del lago Misurina dove si disputano i 10.000 metri del pattinaggio di velocità. I tecnici italiani hanno creato un ghiaccio straordinariamente resistente. Veloci, bisogna andare sempre più veloci per vincere. Proprio come la russa Siridova, che affronta molto bene la difficile pista dello slalom, conquista il bronzo ed è una delle sorprese dei giochi. Nei 10.000 metri sul ghiaccio, la norvegese Johansen divora il terreno. L'italiana Minuzzo affronta la ripida e rocciosa pista di slalom. Minuzzo, che ha recitato il giuramento alla cerimonia di apertura, conquista il quarto posto. Un decimo di secondo in ritardo rispetto alla russa. Intanto torniamo al lago. Minuzzo attraversa il traguardo. Johansen arriva seconda sui 10.000 metri. L'austriaca Regina Schöff.
una russa ed una canadese sul ghiaccio. Gli occhi sono puntati tutti su Regina Schöpf, che scia a tempo di valzer attraverso le bandierine. Olan e Gonciarenko. Lo stile di Gonciarenko è controllato ed armonioso. Regina Schöpf conquista l'argento nello slalom speciale. Anche la russa è prima per adesso nella maratona sul ghiaccio. Prosegue la lotta sia sul ghiaccio che sulla neve. Cominciano la svizzera René Collier e la svedese Sigvar Eriksson. La bionda farmacista di Ginevra si è lanciata giù per la pista ghiacciata, senza paura e con un buon controllo, a volte recuperando l'equilibrio all'ultimo. È la gara della sua vita. Eriksson buca la nebbia con vigore e viene incoraggiata a continuare. La ragazza svizzera va alla grande tra le ultime porte. La svedese è in vantaggio nell'ultimo giro. E finalmente il traguardo. René Collier, iscritta all'ultimo momento, vince una medaglia d'oro. Anche Sigvar ce l'ha fatta. Un nuovo record olimpico. Un secondo davanti alla norvegese Johansen e sette in meno della russa Gonciarenko. Mentre questa buia giornata volge al termine, gli altoparlanti annunciano Tony Saylor. Si muove nella nebbia sulla pista ghiacciata lo slalom speciale. 92 porte lungo 650 metri su di una pendenza di 40 gradi. Tony sbaraglia il campo, battendo i Gaia piazzatosi secondo, Sollander terzo e Dodge quarto. Boba 2, impazienti e in attesa di partire. Ma non è ancora arrivato l'ok del costruttore italiano Don Andrea, noto tra i bobbisti con il nomignolo Podar. Il suo sguardo ammirevole dona vita alla slitta che deve affrontare un duro percorso. Questo lungo e agile serpente di ghiaccio ha nomi poetici per le sue spaventose spire. Questa barriera bianca si chiama curva cristallo. È da qui che un'abile sterzata nel rettilineo può portare alla vittoria oppure alla morte oltre il bordo, come è successo alla squadra belga durante le esercitazioni. Mezzi speciali trasportano le pesanti slitte su fino alla partenza.
Durante i campionati del mondo del 1954 a Cortina, il design introdotto da Podar ha causato una rivoluzione nella costruzione delle slitte. I favoriti sono i due bob italiani, l'ex sciatore Monti ed il pilota di jet Dalla Costa. Conoscono la pista alla perfezione. Ecco i britannici. Il pilota De Portago, un novizio del bob che è subito arrivato alle vette di questo sport. È partito il primo bob statunitense. Il pilota è Washbond. Tempo totale su 4 discese, 5 minuti, 38,16 secondi. Lo spagnolo De Portago, più veloce per 14 centesimi, si piazza quarto. Il secondo bob americano ha una possibilità con Tyler. Curva cristallo. Ottima entrata. Troppo alto. Tengono duro. Sesto posto per Tyler. La pista è libera per lo svizzero Max Angst. Ultima possibilità di battere gli italiani. Va tutto alla perfezione. È il tempo migliore fino ad ora. Ora l'italiano Monti. Ottima partenza. Curva Belvedere. Monti si è ritirato dallo sci dopo essersi rotto una gamba ed eccolo qua in uno sport meno rischioso. Sessanta miglia, 96 km orari sul rettilineo. Curva cristallo. Entra velocissimo. Uscita perfetta. Non perde tempo. È il tempo migliore. Bob in pista. Bob italiano numero uno con il pilota Dalla Costa. Curva Verzi. Il lungo rettilineo del Centauro. Ora la curva Belvedere. La curva Antelao, che sfocia subito nella curva Cristallo. Ultima curva, l'arrivo. Tempo totale su 4 discese, 5 minuti, 30,14 secondi. Medaglia d'oro per Dalla Costa e Conti. L'argento per Monti e Dalvera. È questo il tributo degli italiani al mastro costruttore Podar. Lo stadio dello sci prima dell'alba. Alle 8 di questa fredda e buia mattinata, gli sciatori cominceranno la 50 km di fondo. Gli alpini hanno tracciato la pista durante una gelida bufera di neve che è durata tutta la notte. 4 gradi sotto lo zero. Ghiaccioli adornano le finestre. Kolehmainen sa bene che metà della battaglia è vinta con una buona inceratura, come anche il suo compagno di squadra, il finlandese Hakulinen. L'annunciatore chiama il primo concorrente. Virgilio Nisch. Tra le nazioni alpine, l'Italia è quella che ha conseguito i risultati migliori nello sci di fondo. Il traguardo, l'inizio e la fine della gara.
un tenente degli alpini ha il difficile compito di partire per primo. Lo svizzero Andrei Yuguina. Non ci sono concorrenti americani. Il russo Kolchin ed il suo connazionale Shelyuskin. Partono ad intervalli di un minuto. Il finlandese Kolehmainen. Parte lo svedese Jämberg. Il grande sciatore russo Kuzin è malato e non gareggia. Lo rimpiazza al numero 30 Baranov. Si compete per le posizioni. Anche il russo Tarentiev è tra i più temibili. Hakulinen, che vinse questa gara ad Oslo nel 1952, supera il numero 19 partito 14 minuti prima. Il 16 Jämberg divora i chilometri. Nei giorni precedenti ha vinto l'argento nella 15 chilometri e nella 30 chilometri. Dopo i primi 18 chilometri c'è una tazza di tè caldo per scaldare gli atleti in caso avessero ancora freddo. Un po' di tè per Busien? Tè per Nisch? Ma non per Hakulinen, numero 33, e neanche per il numero 30 Baranov, che ha perso 3 minuti sul finlandese. Sembra che lo svedese Jämberg abbia tutto il tempo del mondo. Il progresso di ogni atleta è trasmesso allo stadio e riportato sul cartellone. Kolchin, Shelukin, Kolehmainen, Hakulinen, Jämberg, Terentiev. Mentre la gara entusiasma lo stadio, Shelukin raggiunge Miss Manny, partito 20 minuti in anticipo. A metà gara, dopo 25 chilometri, Jämberg conduce con un vantaggio di 35 secondi su Hakulinen, di 57 secondi su Shelukin, 1 minuto e 21 secondi su Tarentiev e 1,44 su Kolehmainen. Tarentiev rompe la scia e guadagna tempo. Kolchin è in difficoltà. Ognuno conosce la propria posizione. Gli allenatori li tengono informati sul tempo. Kolehmainen perde terreno. Shelukin tenta di conservare il vantaggio su Hakulinen, che avanza. Ma dopo 36 chilometri il vantaggio di Jämberg è aumentato. Gli italiani sono indietro ed in difficoltà. La gara dei 50 km è il test più impegnativo. Gambe e braccia devono funzionare come un orologio, per non pesare troppo su cuore e polmoni. Ci va sì forza e resistenza, ma non solo. Tecnica e coordinazione sono quel che contraddistingue i campioni. La pista sale e scende costringendo gli atleti ad arrampicarsi su di un dislivello di 1300 metri, lungo i 50 km di percorso, attraverso prati e boschi. Solo più 1000 metri al traguardo. Tre russi, due finlandesi ed uno svedese continuano la battaglia. Terentiev, l'uomo delle pianure siberiane, è prossimo al collasso. Ha gli occhi fissi e le gambe di gomma. Anche Kolchin rimane in piedi solo per un'ora, sostenuto unicamente dalla volontà. È lo stesso per Shelukin, che pareva ancora fresco dopo 40 chilometri. Ma anche il finlandese Hakulinen, che ha vinto la gara dei 30 chilometri. Quella dei 50 chilometri, invece, sta avendo un certo impatto.
L'unico che non è esausto è Sixtine Jamberg. L'incredibile maschera di dolore di Virgilio Nisch. Il migliore degli italiani è il perfetto esempio dell'atleta olimpico delle montagne italiche. Ecco i primi tre all'arrivo. Terentiev, al traguardo, è completamente esausto. Hakulinen arriva in ottima forma, secondo con il tempo di 2 ore e 51 minuti. Ed ora finalmente Sixtine Jamberg al traguardo. Guarda il tabellone e sa che ha vinto la medaglia d'oro. 50 chilometri in 2 ore, 50 minuti e 27 secondi. L'argento al finlandese Hakulinen, il bronzo al russo Terentiev. Il risveglio di Cortina, agghindata a festa per i 7° giochi olimpici invernali, è un'immagine magnifica. I 5 anelli interconnessi rappresentano i 5 continenti della Terra uniti dallo sport. Le bandiere di molte nazioni volano insieme in questo spirito. I finlandesi si godono la sauna che si sono portati dietro. Queste pietre bollenti di una speciale varietà finlandese trasformano l'acqua in vapore. Una doccia fredda subito dopo rinfresca le idee e dona un buon appetito, a giudicare dalle colazioni pantagrueliche di questi atleti. I finlandesi cominciano con pane di grano, seguito da 6 portate diverse. I giapponesi mangiano una zuppa di alghe e pesce secco, poi riso e gamberi, un menù degno del capitano Nemo. I russi cominciano con yogurt e pesce. Invece che al famoso caviale beluga, si danno al più modesto pesce adriatico. Ai russi il record per l'appetito, 4 tonnellate di cibo in 15 giorni. Queste sono bottiglie d'acqua. Meno tipica è la cucina anglo-italiana dei canadesi. Le strade c'è una vita diversa, portata a questo ridente villaggio alpino dagli atleti olimpici. C'è un'atmosfera allegra, piena di freschezza, gioia e cordialità. Costumi inusuali e più conosciuti, lingue esotiche, tutto si fonde insieme armoniosamente. Gli atleti che gareggiano con ostinato orgoglio si incontrano lontano dalle piste e si capiscono, al di là delle barriere linguistiche, comunicando con il cuore. Un po' di musica. Il fascino della Valle di Ampezzo e nasce un'amicizia, spontanea e immediata, sgorgata dalla felicità dei loro giovani anni. Solo ieri tutti si sentivano chi russo, chi giapponese, tedesco o americano, austriaco, coreano, polacco o francese. In realtà qui le barriere che li dividevano sono cadute. La fiamma olimpica brucia nella valle. Questo è lo sport, un'attività umana che unisce in pace tutti i popoli sotto un'unica bandiera, quella olimpica. La seggiovia ci porta su al Sorapis, allo slalom gigante femminile. Prevalgono le solite condizioni, freddo e vento con neve dura e ghiacciata lungo pendii terrificanti. Mentre si sale c'è tempo in abbondanza per osservare lo snodarsi del percorso. I dispositivi per il cronometraggio sono notevoli e degni della massima fiducia. È pronta la bionda e aggraziata Regina Schöft per l'Austria, Maria Marchelli.
Questa ripida gola è ghiacciata nonostante il sole, a causa della sua configurazione. Le cadute sono innumerevoli. Andy Lawrence degli Stati Uniti, la favorita grazie alle due medaglie d'oro vinte durante gli ultimi giochi. Affronta le curve armoniosamente, con calma e stabilità, ma ci mette troppo tempo. Si piazza al quarto posto. L'austriaca Dorothea Hochleitner comincia la sua pericolosa discesa. Affronta i dossi direttamente e ad alta velocità per piazzarsi al terzo posto. Ecco la sua compatriota, Josephine Frandl, che conquista l'argento per l'Austria. Ed ora ancora Madeleine Berthod. Una ragazza coraggiosa, desiderosa di lanciarsi giù per questa montagna italiana, non poi così diversa dai pendii della sua fattoria nelle Alpi svizzere. Madeleine manca una porta, perdendo 8 preziosi secondi e si piazza al quarto posto, a pari merito con Andrea Lawrence. La tedesca Ossi Reichert, vincitrice di una medaglia d'argento a Oslo 4 anni fa. E ora la sorpresa. Ossi Reichert vince l'unica medaglia d'oro di questi giochi per la Germania. Madeleine, Ossi, Regina, Andrea. Congratulazioni dalla mamma. Lo slalom gigante maschile si tiene sui pendii di Faloria. La pista comincia sotto la cima del Tondi, su pendii aperti, poi giù attraverso un canalone ghiacciato e infine attraverso gli alberi fino al traguardo. 69 porte in 2800 metri con un dislivello di quasi 700 metri. Gli austriaci sbaragliano il campo, seguiti dai francesi. Ecco Walter Schuster, che vince il bronzo. Poi Andreas Molterer, un blitz da kids, sciatore numero uno del mondo l'anno passato. 120 vittorie sul curriculum, tutte nello slalom. Il suo è il tempo migliore per adesso.
Tony Sailer è pronto. Riuscirà ad eguagliare il suo successo nello slalom speciale? Ce la fa ancora una volta, con uno stile come il suo, non è poi così sorprendente. 6 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra, Molterer. È la seconda medaglia d'oro per Tony Sailer. La gara di staffetta maschile si svolge in un'altra mattinata gelida. 4 giri di 10 km per ogni atleta, 14 nazioni in gara. Vittorie olimpiche precedenti divise dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Finlandia. Questa è l'ultima possibilità per i russi di vincere una medaglia d'oro nello sci di fondo. I leader sono in vantaggio, mentre il gruppo gli arranca dietro. Terentjev, con la maglia rossa, è in testa. Il norvegese Bruce Wien gli è alla calcagna. L'austriaco Schneiberger, lo svedese Larsson, lo svizzero Sfingli e l'italiano Fattori. Il finlandese Kiuru ha conquistato la seconda posizione dietro al russo. Seguono la Norvegia, l'Austria e l'Italia. Terentjev completa il giro in 33-25. Scambia con Kolcin, che parte con un vantaggio di 1,31 sul finlandese Kortalainen. 1,51 sul norvegese Olsen. 2,07 sull'austriaco Schulz. 2,18 sull'italiano Compagnoni. E 2,21 sullo svedese Samuelsson. Lo svedese è in terza posizione, la Norvegia e l'Italia quarti e quinti rispettivamente. Ora l'Italia è davanti alla Norvegia. Kolcin ha vinto il bronzo nella 15 e nella 30 km e ora si lancia in avanti aumentando il vantaggio sui vincitori dell'argento, Finlandia e Svezia. Tornato allo stadio, ovazione per Kolcin, autore del giro più veloce di tutta la gara. Il compagno di squadra Anikin finisce con 2,46 sul finlandese Vitanen, 3,38 sullo svedese Larsson e 4,06 sull'italiano Katrian. Nel terzo giro i finlandesi recuperano 49 secondi sui russi, gli svedesi 33 secondi. La Norvegia perde altri 24 secondi e l'Italia perde 1 minuto e 36.
In pista per l'ultimo giro i migliori. Per la Russia Vladimir Kuzin, campione del mondo nel 1954, appena uscito da una convalescenza. Per la Finlandia Veikko Akulinen, campione della 30 km. Per la Svezia Sixten Jernberg, vincitore della 50 km. Per l'Italia De Florian. Il norvegese Brenden, vincitore della 15 km, sorpassa l'italiano e conquista il quarto posto. In questo giro i finlandesi hanno un ritardo di 1,57 sui russi, mentre la Svezia ha accumulato 3,38. Akulinen attacca con uno spettacolare inseguimento Kuzin, guadagnando 10-12 secondi ogni chilometro. Riuscirà il russo a restare davanti al piccolo finlandese? Anche Sixten Jernberg avanza. Kuzin continua la sua corsa ed è impossibile recuperare i suoi 2 minuti di vantaggio. Il russo raggiunge lo stadio da vincitore. Un nuovo record olimpico di 2 minuti e 15 secondi. Il finlandese arriva un minuto più tardi. L'applauso è per tutti loro. Jember, Brenden e una vera impresa per l'italiano De Florian. Oro alla Russia, argento alla Finlandia e bronzo alla Svezia. La Norvegia si piazza al quarto posto e l'Italia al quinto. I vincitori raggianti. È notte a Cortina. Come abbiamo fatto al mattino, daremo ora un'occhiata dietro le quinte di sera. Tutto è tranquillo, le assi in pila nel ripostiglio. I bob sono in magazzino. Un casco solitario, un paio di guanti, simboli di dure battaglie. Ora si rilassano tutti. I concorrenti si sono ritirati nella loro vita privata. L'italiana Minuzzo. Bisogna scrivere a casa delle proprie avventure olimpiche. L'americana McKinnon. Le atlete ridiventano donne. La maglia e le riviste di moda rimpiazzano pattini e sci. Gli alberghi si preparano per la serata. Tra le possibilità di intrattenimento, il vivace torneo di hockey su ghiaccio. I valletti del ghiaccio di Cortina, come sono affettuosamente chiamati, mantengono lo specchio di ghiaccio pulito. Nascosto sotto lo stadio c'è un moderno mondo delle meraviglie. Questo impianto da 2 milioni di dollari è stato costruito per gli eventi su pattini. È il più moderno e complesso del suo tipo che sia mai stato costruito. Ogni sera c'è la presentazione ufficiale delle medaglie. Le bandiere di tutte le nazioni sventolano nella brezza e la fiamma olimpica brucia splendente. E il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, l'americano Avery Brundage, presenta la premiazione.
Medaglie ai vincitori olimpici della 50 km di fondo Jemberg, Akulinen e Terentieff. Anche mentre si rende onore ai vincitori, lo spirito del motto olimpico non viene dimenticato. Partecipare è più importante che vincere. L'hockey su ghiaccio, il gioco più rude e veloce del mondo ed anche delle Olimpiadi. Ecco spiegate le imbottiture. L'armatura delle gambe moderne protegge ginocchia, il petto e persino i piedi. L'equipaggiamento speciale del portiere deve poter resistere agli impatti più violenti. Questi sono i dischi, chiamati puck, che scivolano sul ghiaccio e volano nell'aria durante la battaglia. La rete sopra l'area di rigore protegge i giocatori da eventuali oggetti lanciati dalle gradinate. Una partita preliminare, Austria-Italia. L'Austria è più bassa in classifica, l'Italia in blu ha alcuni canadesi di origine italiana in squadra ed è la favorita. Gol dell'Austria. Conducono 1-0. Si arriva al 2-0 per l'Austria e l'Italia è preoccupata. L'Italia pareggia, ma purtroppo non arriverà mai alle finali. Italia 2, Austria 2. La triste notizia si diffonde per tutta la penisola. Cecoslovacchia e Polonia. In questo girone di eliminazione i cechi hanno battuto gli Stati Uniti 4-2 e sono i favoriti. Ma a sorpresa, alla fine del primo tempo, la Polonia è in vantaggio per 3-0. Ma le sorti cambiano durante una partita all'ultimo sangue ed i cechi segnano gol dopo gol. Risultato finale, Cecoslovacchia 8, Polonia 3. Russia contro Stati Uniti, maglie rosse contro maglie bianche. Gli Stati Uniti hanno battuto il Canada 4-1 per la prima volta nella storia dell'hockey americano tra squadre non professioniste grazie ai portieri Di Gazio e Di Cola ai campionati del mondo di 2 anni fa. La squadra russa è la stessa di allora. Sono la squadra dell'Armata Rossa. Questo è il capitano Bobrov. Ha giocato come capitano nella squadra di calcio delle ultime Olimpiadi, un altro sport piuttosto rude. ...3-0 per l'Unione Sovietica poco prima della fine della partita. Bobrov tiene il puck, si gira di scatto, tira, gol! Russia 4, Stati Uniti 0. La squadra russa è l'unica a non aver perso neanche una partita. Le Olimpiadi sono state trasmesse in televisione a tutta l'Europa centrale. La finale si disputa tra la Russia in rosso e il Canada in bianco e nero. Il primo gol per la Russia arriva nel secondo tempo. Sì, il portiere canadese Broder è oberato di lavoro e alla fine ne lascia passare uno. È l'inizio della fine per i 5 volte campioni olimpici di hockey su ghiaccio.
La folla tifa per il Canada che si batte disperatamente, commettendo anche molti falli e subendo espulsioni. Con pochi uomini, i canadesi sono costretti alla difesa. Il portiere russo non ha molto da fare. Entra in rete un tiro lungo di Kuzin. La partita è finita ed i russi si lasciano andare ad insolite manifestazioni di gioia. Conquistano l'oro con una vittoria per 2-0. Secondi gli Stati Uniti, terzi i canadesi, al quarto posto la Svezia, al quinto la Cecoslovacchia ed al sesto la Germania. I vinti congratulano i vincitori, mostrando uno spirito sportivo che piace ai russi. Oggi splende il sole nella conca di Misurina. Le vette, dal Croda da Lago, si stagliano nell'aria tersa, molto diverso dalle nebbie che avviluppano le gare dei 10.000 del pattinaggio. Oggi si disputano i 500 metri. Come tigri. Si inseguono come il vento, entrando nella curva corta a 50 km orari. Gareggiando a due, cambiano corsia ad ogni giro. I russi conquisteranno l'oro nei 500, 1500 e 5000 metri, eclissando i norvegesi e gli americani che avevano in precedenza dominato, stabilendo nuovi record olimpici in ogni evento. Un pareggio al primo posto nei 1500 gli vale due medaglie d'oro per l'evento. A sequenza rallentata ne mostra la potenza e l'eleganza, quasi perfette. La stessa perfezione che si nota nel pattinaggio di figura, fascino e bellezza, grazia ed armonia. Questi sono i maghi del ghiaccio. Lasciamo che ci conquistino con i loro incantesimi. Lasciamoci affascinare dalla loro grazia e bellezza. Thank you.
Tenley Harbright, medaglia d'oro per gli Stati Uniti. Schwarz Opelt, medaglia d'oro per l'Austria. Un'altra giornata fredda e luminosa. Questa scena tremenda è Tofana, a 2500 metri. La temperatura è abbondantemente sotto lo zero. La gara di discesa libera maschile si terrà ad Ilio Colli con un dislivello di un chilometro fino a Cortina, lungo oltre 3 km di ghiaccio, attraverso ripidi crepacci e su gobbe difficilissime anche per i migliori. Ciò nonostante, gli sciatori incerano gli sci per aumentare la velocità. 86 sciatori attendono qui, troppo nervosi per far caso al freddo. Klaus Miller per gli Stati Uniti, detentore del record mondiale di velocità sugli sci, 115 km all'ora sulla prima pista. Chiki Gaia, medaglia d'argento nello slalom speciale. Se non ce la fa questo acrobata giapponese, allora chi? Miller e Igaia si incamminano insieme. Ora Buddy Wilner, anche lui tra i primi a partire. Dopo questa terribile caduta, Wilner ha ancora la forza e l'equilibrio per continuare. Buddy arriva undicesimo, unico americano a finire. Gino Burrini per l'Italia. Solamente 4 su 10 dei primi concorrenti riesce a finire. Si può fare. Burrini sopravvive alle difficoltà di Ravelles e si piazza sesto in 3 minuti netti. L'austriaco Andreas Molterer è pronto. Sicuro di sé, sembra sapere di essere in grado di gestire questa pista assassina. Ecco le gobbe. Nessun problema se conosci la retta via. Il miglior tempo finora. Lo svizzero Raymond Fellet, chiamato all'ultimo minuto come rimpiazzo. Un uomo fortunato. Non ha il tempo di innervosirsi. Thank you.
un tempo ancora migliore e si sa solo ora chi fosse il concorrente. La folla si zittisce all'annuncio dell'arrivo di Tony Sailor. Il miglior tempo, 2 minuti 52 primi 2 secondi. Tony Sailor è primo, Raymond Felé secondo e Andrea Smolter terzo. Sailor conclude la sua prima vittoria olimpica con 3 medaglie d'oro. L'ultimo giorno dei Giochi Olimpici e Cortina è inondata di visitatori provenienti da tutta Europa. 35.000 spettatori si dirigono verso il sobborgo di Zolle. Qua si vinceranno le ultime medaglie nell'evento più spettacolare dei giochi invernali, il salto speciale, perfetto per fare spettacolo. Moltissimi posti in piedi e gradinate circondano l'arena. Il trampolino Italia, la grande rampa per il salto, corona la collina. Un progetto da $350.000, moderno e molto apprezzato dagli atleti. Anche nel salto il rilassamento è importante, per guadagnare distanza attraverso la velocità ed un atterraggio liscio. Il nordico combinato, doppio evento di 15 km di fondo e salto da questa collina, è vinto dal norvegese Sverri Stenensen. Lo svedese Eriksson si piazza al secondo posto ed il ceco Gasinenka al terzo. Marvin Crawford si distingue tra gli americani come miglior saltatore. I norvegesi hanno mantenuto il loro stile di salto classico con le braccia dritte in avanti. Nel nuovo stile aerodinamico, sviluppato dai finlandesi e dai tedeschi ed adottato più tardi anche dai russi, le mani sono tenute lungo i fianchi, entrando in posizione di volo più presto. I russi falliscono tenendo la posizione di volo troppo a lungo nel tentativo di ottenere una maggiore distanza. Il risultato sono atterraggi fallati e cadute. I norvegesi hanno sempre vinto il salto speciale, ma quest'anno il risultato migliore è un nono posto.
Gli americani sono sempre stati indietro sui tempi, ma hanno ora cambiato stile grazie all'aiuto dei finlandesi in visita. Salta il tedesco Max Bolkart. Conquista il quarto posto con 81,45 metri. In testa dopo la prima manche è Harry Glass della Germania dell'Est. Anche il suo secondo salto va bene e conquista il bronzo. Pronto a partire il finlandese Aulis Kalakorpi, campione del mondo. La medaglia d'argento è sua. Il 23enne venditore finlandese Antti Hivarinen era arrivato corto con il suo primo salto. Il miglior salto della giornata, 275 piedi. L'ultima medaglia d'oro è di Antti Hivarinen. I settimi giochi olimpici invernali sono giunti al termine. Arrivederci, a presto Cortina. L'ultima chiamata ad onorare i vincitori. Si issano per l'ultima volta le bandiere per gli atleti vittoriosi. Delle 25 medaglie d'oro, 7 vanno ai russi, 4 agli austriaci, 3 agli svizzeri, 3 ai finlandesi, 2 agli americani, 2 agli svedesi, 2 ai norvegesi, 1 alla Germania ed 1 all'Italia. Sotto la bandiera bianca con i 5 cerchi e alla luce della fiamma olimpica si rinnova l'amore e la fratellanza degli atleti di tutto il mondo.